Grande fratello VIP, tensione nella notte, Antonella uscire e chiude con i reality. Tensione nella notte dopo l'ultima puntata serale del Grande Fratello VIP 7. A tenere banco è stato in primis il durissimo sfogo di Antonella Fiordelisi, la quale non ha nascosto la sua amarezza e la sua delusione per il risultato del televoto che serviva a proclamare il secondo finalista di questa edizione. La concorrente ha avuto un momento di crisi e, nel cuore della notte, ha ammesso di voler addirittura uscire di scena dal cast del reality show Mediaset. Nel dettaglio, l'ultima puntata serale del Grande Fratello VIP in onda su Canale 5 è stata caratterizzata dai risultati del televoto per la proclamazione del secondo finalista ufficiale di questa edizione. Antonella e Nikita sono state entrambe battute al rush finale da Micolin Curvaia che, contrariamente ad ogni aspettativa, è riuscita ad avere la meglio con oltre il 33% dei voti a suo favore. Un verdetto finale che ha letteralmente spiazzato Antonella al punto che, nel corso della diretta, non ha nascosto la sua amarezza e la sua delusione. Successivamente, nel cuore della notte, Antonella ha avuto un vero e proprio crollo emotivo, ammettendo di essere stanca psicologicamente di questa esperienza e di voler mettere la parola fine alla sua esperienza con i reality show. Mentalmente sono stanca. Fatemi uscire. Non ce la faccio più. Pensavo di vedere Edoardo in puntata, ha esclamato in lacrime Antonella al termine dell'ultima puntata serale del GF VIP in onda su Canale 5. Al suo fianco è subito accorsa Nikita che ha provato a consolarla e a tirarle su il morale, facendole presente il fatto che in puntata avesse avuto comunque la possibilità di vedere una clip legata ad un'intervista concessa da Edoardo Donna Maria al portale Casa Chi, dove parlava della loro relazione. Ma la crisi di Antonella durante la notte non si è limitata a queste affermazioni, dato che la ragazza ha ammesso che dopo questa esperienza con il Grande Fratello VIP, che va avanti da ben 6 mesi, ha chiuso definitivamente con il genere reality show. Questo è il primo e ultimo reality che farò. Adesso non voglio farne altri. Voglio stare a casa con mamma e papà, ha dichiarato ancora Antonella chiudendo così la sua avventura con il genere reality show. Non mi merito di stare qui con queste persone, ve lo dico, ha proseguito ancora la giovane Fiordelisi puntando il dito contro coloro che considera i suoi nemici all'interno della casa più spiata d'Italia, tra cui proprio la finalista Micol.